In questo momento una delle linee programmatiche che ha dettato il nostro ministro è il concetto di resilienza, perciò riprendersi dalla calamità, saper tornare allo stato originale. Perciò io darò tutto quello che posso a questa città, ma sono convinto che la città darà molto più a me in termini di esperienza, di forza e di carattere. Perciò non vedo l'ora di affrontarla, però col giusto timore, però anche con la giusta emozione. Le parole del colonnello Paolo Sandri, nuovo comandante del 9° Reggimento Alpini e ufficiale con molta esperienza in Italia e all'estero, sintetizzano un concetto molto importante per la città dell'Aquila, quello di resilienza. Il colonnello Sandri, in una partecipata, sentita e commossa cerimonia, è subentrato al colonnello Marco Iovinelli al comando del 9° Reggimento. Contrastanti sentimenti in questo momento, perciò fierezza, orgoglio, ma anche tanta umiltà, perché il mio predecessore, Orlando Iovinelli, ha fatto un lavoro straordinario. Da gran comandante qual lui è e da Aquilano ha colto in pieno lo spirito di questo reggimento e ha dato tantissimo, perciò è un'eredità pesante che però accolgo volentieri. Al comando del reggimento si arriva professionalmente preparati, è un percorso. A vivere la città nel modo in cui l'ha vissuta il mio predecessore penso sarà uno sforzo un po' più ampio e non vedo l'ora di affrontarlo. 2 anni intensi, infatti, quelli del colonnello Iovinelli al comando del nono, in cui i militari aquilani si sono distinti nella missione Libia, ma anche per strade sicure con l'impegno di oltre 400 militari e nel sostegno alla popolazione nel 2017 in occasione del terremoto del centro Italia delle nevicate. Porterò sempre nel cuore questi 2 anni, ha detto Iovinelli, nel ricordare tutti gli impegni operativi del reggimento, con tutti gli uomini e le donne del 9° Reggimento Alpini. Un legame indissolubile, del resto, quello degli alpini con la città, testimoniato anche dal sindaco Pierluigi Biondi durante la cerimonia. Un legame direi intimo, ha detto, tra la città e gli alpini, con l'esercito e in generale con gli uomini e le donne in divisa, per una tradizione importante di presenza in città, di scambio, confronto e arricchimento. Un legame che si è rafforzato ancora di più dopo il terremoto del 2009. Per gli alpini aquilani all'orizzonte un altro importante impegno operativo internazionale, la missione in Lettonia della NATO, che vede in partenza circa 130 uomini. Il colonnello Iovinelli, del resto, lascia un reggimento unito e coeso. Durante la cerimonia, l'ANA ha consegnato ai militari in partenza la bandiera che era già stata con loro in Libia. Presenti anche il comandante della Brigata Alpina Taurinense, l'ultimo reduce di Russia del battaglione Alpini L'Aquila, Valentino Di Franco, e il papà, sempre presente, del maresciallo Luca Polzinelli, caduto qualche anno fa a Kabul. Oggi, oltre al cambio del comandante, saluteremo anche il contingente che si sta approntando per andare a fare un'operazione in Lettonia, che durerà 6 mesi, la cosiddetta Enhanced Forward Presence della NATO, un'operazione molto importante dove i nostri soldati svolgono un ruolo strategicamente estremamente importante, perciò il singolo soldato è rappresentante l'Italia ma è rappresentante la NATO in un contesto molto molto delicato.